Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sempre qui su iTechmania con Emilio Primavera. Oggi vi parlo di Nokia 1, uno smartphone che già a prima vista assomiglia molto, ma molto al famosissimo Nokia 3310, soprattutto in questa colorazione che è identica a quella del vecchio smartphone, del vecchio telefono di Nokia. Questo è uno dei nuovi smartphone della linea Nokia ad avere a bordo Android Go. Vediamo un po' come se la cava. Iniziamo. Interamente realizzato in plastica, Nokia 1 ricorda molto da vicino il caro vecchio Nokia 3310, soprattutto in questa colorazione. Dimensioni compatte e forme smussate lo rendono ergonomico e perfetto per un uso con una mano, cosa ormai sempre più rara negli smartphone odierni. Proprio come i vecchi Nokia, sia la back cover che la batteria sono sostituibili, un plus per chi ama personalizzare il proprio smartphone. Nokia 1 è dotato di un display da 4,5 pollici con risoluzione 480x854 pixel. Di certo una risoluzione non ai massimi livelli, ma considerando la tipologia del prodotto è accettabile. La luminosità massima è discreta, ma riflette abbastanza sotto la luce diretta del sole. Il comparto fotografico di Nokia 1 di certo non farà gridare al miracolo. Parliamo di una fotocamera posteriore da 5 megapixel con LED flash e una frontale da appena 2. Considerando la fascia di prezzo però del dispositivo, le foto sono apprezzabili, ma peccano un po' in definizione, come è ovvio che sia. I video incredibilmente possono essere registrati anche in HD, una sorpresa sotto questo punto di vista. Anche per quanto riguarda le specifiche tecniche, Nokia 1 resta fedele alla fascia di mercato in cui si vuole collocare. Al suo interno troviamo un processore MediaTek MT6737M quad-core da 1,1 GHz, 1 GB di RAM e 8 GB di ROM espandibili tramite microSD. Dal punto di vista della connettività abbiamo tutto ciò che serve: LTE 4G, Wi-Fi BGN e Bluetooth 4.2. Presente anche la radio FM e i comodi LED di notifica. Per quanto riguarda il software, abbiamo una speciale versione di Android Oreo chiamata Android Go, di cui parlerò nel prossimo paragrafo. Il software di Nokia 1 merita un approfondimento particolare. Si tratta essenzialmente di Android Oreo in versione Android Go. Questa particolare versione del software è stata creata proprio per ottimizzare il tutto e renderlo più leggero e reattivo possibile. Se da un punto di vista funzionale Android Go fa il suo dovere, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la veste grafica. Non si capisce ad esempio perché alcune app hanno la dicitura Go, mentre altre, nonostante siano state alleggerite anch'esse, mantengono il nome originale. Un po' di confusione sotto questo punto di vista, ma nel complesso Android Go riesce nell'intento, rendendo il sistema abbastanza fluido e reattivo, nonostante le specifiche tecniche non generose. Il comparto audio di questo Nokia 1 risulta nella media rispetto agli altri entry level. L'audio in chiamata è chiaro e raggiunge un volume più che sufficiente, ma per quanto riguarda lo speaker per il comparto multimediale, spesso viene involontariamente attenuato per via della posizione infelice dell'unico speaker disponibile. Anche in questo caso, però, l'audio risulta gradevole e in linea con la fascia di mercato di questo smartphone. L'autonomia del Nokia 1 è paragonabile a quella della maggior parte degli smartphone. La batteria è da 2150 e permette di arrivare tranquillamente a fine giornata. C'è da considerare però l'impossibilità di utilizzarlo in modo intenso, con giochi e app più pesanti. Quindi, da questo punto di vista, mi aspettavo un'autonomia leggermente più generosa. Siamo arrivati alla conclusione di questa recensione. Dopo aver provato per diverse settimane questo smartphone, mi sento di consigliarlo a chi non ha grosse pretese o per chi ha bisogno di un secondo smartphone più economico. Il prezzo di listino di Nokia 1 è di 99 euro, un prezzo più che abbordabile e che giustifica le caratteristiche tecniche di questo dispositivo.
Ovviamente vi lascio il link in descrizione per acquistarlo. Su Amazon, se non sbaglio, sta addirittura scontato ad 89 euro. E per questa video recensione è tutto, ragazzi. Vi do appuntamento al prossimo video e vi abbraccio. Ciao!